Può capitare che dopo aver realizzato una mattonella al centro della quale abbiamo fatto l'origine del lavoro con un anello magico, che questo si apra. Com'è possibile che questo possa succedere? Di solito capita se la codina non è stata stretta bene, non è stata fissata bene, ma può succedere. Cosa avremo? Abbiamo che il nostro lavoro perde il fermo, il sostegno della codina. Vi mostro, ecco qui, diciamo che io adesso artificiosamente faccio fuoriuscire la codina e otteniamo questo risultato. Il buco si è allargato, i punti sono in questa posizione. Come dobbiamo fare? Forniamoci di un ago molto grosso con una punta molto doppia e una cruna larga. Questo serve per evitare che l'ago si inserisca nella trama del filato. Prendiamo la codina che è fuoriuscita e la inseriamo nell'ago. Questo è un lavoro che va fatto con estrema calma, senza, fretta. Ora ripercorriamo il percorso del filato a ritroso, quindi inseriamo l'ago nel foro di lavorazione originario, lì dove avevamo preso il punto con l'uncinetto e cercando di non torcere il punto. Quindi di non spostare la posizione del filato dalla sua posizione originaria, quindi avere una situazione tipo questa, che è l'ideale. Se si è proprio rovinata, magari durante il lavaggio, cercate di riposizionarli alla meno peggio. Inserite l'ago e fate passare la codina così. Ma non stringete ancora del tutto il foro centrale perché la situazione è ancora questa, non abbiamo chiuso completamente, dobbiamo rientrare nell'altro limbo e far passare l'ago attraverso la parte centrale, lì dove era posizionato in origine, far passare l'ago così, tirando con noi anche la codina. La facciamo passare con calma, senza tirare eccessivamente e verifichiamo prima che questo lavoro non sia visibile dal dritto. Quindi continuiamo a tirare mano a mano che giriamo, continuiamo a tirare e a chiudere il centro del nostro lavoro e lo continuiamo finché non ci sentiamo sicuri che questa mattonellina è chiusa bene. Ecco qui, diciamo che siamo soddisfatti, abbiamo tirato bene, chiuso per bene. Adesso possiamo senz'altro tagliare la codina e abbiamo di nuovo il nostro lavoro perfettamente ricostruito. Questi sono piccoli trucchi che chi lavora all'uncinetto da tanto conosce. E è bello condividerli anche con chi comincia a lavorare da poco all'uncinetto. Spero che questa lezione di scuola di uncinetto vi sia piaciuta. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per altre lezioni e poi faremo anche tante altre cose, così come già realizzate, tipo maglie, borse, sciarpe, vestiti per i bambini. Facciamo di tutto. Vi lascio, vi saluto e la
lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, mettetemi, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao!